Noi abbiamo parlato finora del Movimento 5 Stelle, della Lega, di Salvini, di Maio, ecco, di Battista, ma il governo è un governo Conte, almeno così sembrerebbe, no? Diciamo. È un'altra comoda scusa. Ecco, Conte ha preso una posizione autonoma e decisiva su un tema simbolo, qual è quello della TAV, e questo è molto significativo. Ecco, partendo da questa constatazione, secondo lei, Mori, Conte prende le direttive da qualcuno di esterno, tipo il Quirinale, da Angela Merkel, o con cui abbiamo visto tra l'altro parlare molto amichevolmente in un pub, no? In un video non molto edificante, insomma, no? Per la reputazione di Conte, direi. Pensare che Conte abbia un'autonomia decisionale è assolutamente sbagliato, perché Conte non potrebbe muovere un dito se la maggioranza non è d'accordo. Diciamo che Conte è quel strumento in questo momento che è estremamente utile, sia Lega che 5 Stelle. In realtà si sa benissimo che il Presidente del Consiglio nel nostro ordinamento, una Repubblica parlamentare, non conta nulla se non c'è l'appoggio della maggioranza. Però è comodo raccontarci che è Conte che ovviamente vuole la TAV e non le 5 Stelle, o viceversa quando fa qualcosa invece per contrario agli interessi della Lega. È perfetto, molto, perfetto. Molto difficile credere che non sia studiato a tavolino. Giancarlo Marcotti, Conte decide per conto suo cosa prende? No, Conte è stato scelto, per me è stato un errore all'origine, nel senso che per me i governi devono essere fatti esclusivamente da politici e quindi il Presidente del Consiglio doveva essere assolutamente un politico, visto che il Movimento 5 Stelle aveva avuto il doppio dei voti della Lega. Il Presidente del Consiglio doveva essere Luigi Di Maio, punto e fine. Magari la Lega non l'avrebbe mai accettato, visto che comunque nella sua coalizione loro rivendicavano la maggioranza dei voti. Beh, se poi hanno accettato comunque una persona indicata dal Movimento 5 Stelle, adesso io non so se non l'avessero mai accettato, però quello era quello che si doveva fare, non mettere uno pseudo indipendente, nel senso che poi appunto proprio indipendente non lo era. Conte poi, una volta che si è trovato lì, secondo me all'inizio è stato molto ligio al suo dovere, cioè quello di fare un po' da arbitro, e poi invece è stato un arbitro che non è stato totalmente imparziale, a volte con uno, a volte con l'altro, però non è stato totalmente imparziale. Ha vinto il Superenalotto Conte diventando Premier? Ma non lo so, cioè se a uno piace farsi se uno piace andare a quelle riunioni lì di personaggi, insomma, equivoci che si chiamano G7, G8, G20, se uno piace andare a quelle riunioni lì, personalmente non mi attirano. Amodeo, la Conte ragiona e decide in proprio o è un esecutore delle direttive altrui? Conte è assolutamente eterodiretto, quindi in politica quando io sento parlare di indipendenza salto sempre dalla sedia. Lo sentiamo spesso parlare della banca centrale, no? Sentiamo dire che la banca centrale è indipendente, ma quando si è indipendente da qualcosa si è sempre dipendente da qualcos'altro. Quindi nel caso della banca centrale che ho portato come esempio, è indipendente dai governi ma totalmente dipendente dai mercati e dal cartello finanziario. Per quanto concerne invece Conte, è indipendente dagli elettori, perché non appartiene né al Movimento 5 Stelle né alla Lega, ma totalmente dipendente da chi invece l'ha imposto lì e l'ha voluto come garante di altri poteri come Presidente del Consiglio in Italia.